oggi sono stato riempito di congratulazioni da parte di tutto il pubblico. Questo è quello che noi volevamo fare, far star bene i ragazzi 3 giorni nella nostra città, portare 2000 persone ad Arezzo per 3 giorni e far vedere tutti questi colori sportivi in tutta la città. È una cosa bellissima. 40 squadre da tutta la penisola, isole comprese, in campo ad Arezzo nel trofeo nazionale Guido Guidelli, giunto alla sua 35esima edizione, che vede la regia da qualche anno della scuola basket Arezzo. Senza i 40 volontari della SBA, tutti quanti certificati con il DAE, no? Il certificato per il intervento, diciamo, in caso di... che si sono spostati in tutti questi 3 giorni nelle palestre di Arezzo e provincia, sono 9, e hanno, come dire, cercato di essere ospitali con tutti a disposizione, dalla semplice acqua alla seggiola in più, che ha permesso di avere questo risultato. Un crescendo che ha portato la manifestazione ad essere un vero evento sportivo che ogni anno richiama ad Arezzo oltre 2000 persone. 800 giovani cestisti della categoria Under 12, 13 e 14 che si sono sfidati in 80 gare, 9 i palazzetti utilizzati dei 5 comuni della provincia, con sede principale al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo. Ma ancora a Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Laterina Pergine Valdarno e per la prima volta Castiglion Fibocchi. È un evento importante per questo sport e noi non possiamo che essere orgogliosi per tutta l'attività che viene portata avanti sul territorio. L'esempio di questo palazzetto, del Palaestra, è un esempio importante su come pubblico e privato si possono mettere insieme e su come anche il turismo sportivo può essere, insomma, fonte di reddito per questa città. Esatto, anche perché gli eventi di questa portata nel comune d'Arezzo stanno aumentando sempre più, per cui è molto importante, perché oltre alle 40 squadre, agli atleti, ci sono anche tutti gli accompagnatori, le famiglie che hanno trascorso poi 3 giorni nella nostra città, riempiendo gli alberghi non solamente ad Arezzo ma anche in provincia, anche perché è un evento che coinvolge anche altre strutture della provincia. Questa edizione ha lanciato anche un messaggio diverso, ospitando la Tam Tam Basket di Castel Volturno, il progetto di integrazione nato nel casertano per volontà dell'ex cestista della nazionale Massimo Antonelli, in cui giocano esclusivamente ragazzi extracomunitari nati in Italia grazie ad una legge speciale di bilancio che porta il nome della squadra, un'esperienza destinata a far parte della storia di questo sport. Non solo invitare i ragazzi a giocare ad Arezzo, che gli davano uno spessore di importanza ancora maggiore, ma premiare e ringraziare Massimo Antonelli per questo gesto solidale fantastico.